Buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questa puntata speciale di Legal Corner Pillole su Malta in collaborazione con BOV Fund Services. Questa è la prima di tre puntate in cui ci concentreremo su alcuni fattori chiave di attrattività di Malta e su alcuni strumenti in particolare. Ma fatemi dare una piccola introduzione rispetto a questi fattori chiave che potrete trovare anche alle mie spalle e nel corso della puntata. Innanzitutto parliamo di un regolatore unico con un approccio pro business, di costi competitivi, di una snellezza procedurale, di un sistema normativo robusto e flessibile, un regime fiscale favorevole, spirito di innovazione, forza lavoro altamente qualificata, una posizione geografica strategica. D'altro canto siamo anche vicini e una stabilità politica ed economica. Ma oggi parleremo in particolar modo di uno strumento che trovate qui, i Notified Alternative Investment Funds. Due parole su questo strumento. Si tratta di uno strumento adattabile a diverse strategie di investimento, incluso private equity e real estate, una strutturazione del veicolo in 10 giorni, un prodotto privo di licenza riconosciuto dal Malta Financial Services Authority, ma non soggetto a supervisione continuativa e passaporto europeo. Questo veramente in pillole, come dice proprio il nome di questa trasmissione. Ma lasciatemi introdurre realmente i lavori con un saluto da parte di una rappresentante di BOV Fund Services, ovvero Rebecca Xuereb, Manager Business Development. Buongiorno Rebecca. Buongiorno Alessia. Cosa ci puoi dire a proposito dello strumento di oggi e di Malta in generale? Sì, certo. Allora, nello scenario europeo relativo al settore dei fondi comuni di investimento e nello specifico alla loro strutturazione, Malta si è ormai definitivamente collocata accanto a quelle giurisdizioni che tradizionalmente sono più gettonate per la domiciliazione di un veicolo. Oggi costituire un fondo a Malta significa quindi optare per un'alternativa capace di venire efficacemente incontro a esigenze di gestori di piccole e medie dimensioni, i quali difficilmente sarebbero in grado di approcciare le piazze di fama maggiormente riconosciuta, soprattutto per una questione di costi, di setup ed anche di manutenzione del proprio schema di investimento. In un ambiente pro-business e ben regolato, il regime del Notified Alternative Investment Funds, caratteristico ed esclusivo delle fund industry maltese, insieme a quello dei Notified e dei Professional Investor Funds, ha attratto Malta e continua ad attrarre verso di sé un significativo numero di operatori che trovano in esso una soluzione ideale e ricca di vantaggi che ci verranno ora illustrati. Infatti, Rebecca, grazie. Proprio con il nostro Gabriele Ventura, vice direttore di Le Fonti Legal, e i suoi ospiti, ovvero l'avvocato Alessandro Corno, partner di MJ Hudson Alma, e con Joseph Camilleri, Executive Head BOV Asset Management, si farà proprio un approfondimento su questo. In chiusura ci sarà anche Simone Meneghini, Head Representative Office Italy di Bank of Valletta. Per cui non mi resta che cedere la parola a te, Gabriele, per il dibattito. Grazie Alessia e un saluto anche da parte mia ai telespettatori per questa prima puntata di Legal Corner Pillole su Malta. Ecco, vista l'introduzione esaustiva che ha realizzato la nostra Alessia Liparoti e anche appunto Rebecca Xuereb, non mi resta che salutare anch'io e presentare i nostri ospiti di oggi, che sono l'avvocato Alessandro Corno, partner MJ Hudson Alma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Salve. Buongiorno. E Joseph Camilleri, Executive Head BOV Asset Management. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno anche a lei, grazie. Ecco, entriamo subito nel vivo, parliamo appunto di NAIF e Avvocato Corno, le chiedo quali sono le caratteristiche strutturali di un NAIF. Prego. Volentieri. Avvisiamo subito i telespettatori sul fatto che saremo costretti a dare tutta una serie di sigle
complesse. Ormai il Certo. mondo dei fondi, ormai il mondo dei fondi è diventato tutta una sigla. Cercheremo di farlo in maniera, diciamo, meno astratta e sintetica possibile. Il NAIF è una struttura anche abbastanza recente nel panorama dei fondi europei e soprattutto dei fondi maltesi, ed è lo strumento che si è dato Malta per offrire, diciamo in sintesi, il massimo grado di flessibilità con una struttura comunque che rientri nell'ombrello della direttiva armonizzata IFMD, quindi avere qualcosa che contemporaneamente è sotto la copertura di regolamentazione, anche se indirettamente, della IFMD, che può essere quindi esclusivamente avviato da un gestore europeo, quindi un IFM europeo, che sia Malta che non sia Malta, che possa essere commercializzato in maniera armonizzata in tutta Europa, ma contemporaneamente sia più flessibile possibile e più investor friendly possibile. Questo ovviamente in un fund environment che è europeo si affianca a scelte di questo tipo fatte ovviamente da altri paesi europei, e qui ovviamente viene subito a pensare a Lussemburgo e all'Irlanda come le altre due giurisdizioni dove questo tipo di fondo si sviluppa di più, ma non solo. Cioè, da bravo italiano mi piace pensare che noi come Italia siamo stati fra i primissimi a introdurre fondi di questi tipi qua. I nostri fondi riservati sono fondi molto simili al meccanismo del Notified Alternative Investment Fund maltese. E quindi, di nuovo, con un po' di nazionalismo, penso che sia Lussemburgo che Malta, quasi in contemporanea peraltro, stiamo sempre parlando del periodo 2015-2016, hanno introdotto le norme perché gli piaceva quello che vedevano. Fatta questa premessa, in sintesi, che cosa sono? Sono comunque dei FIA, quindi AIF in inglese, hanno una serie di requisiti necessari, per esempio in tema di diversificazione. Sono soggetti pienamente alla direttiva, quindi hanno comunque bisogno necessariamente di un depositario, ma non sono soggetti a un'autorizzazione preventiva di nessuna autorità, in particolare in questo caso l'MFSA. Quindi si calzano molto bene quando ci sono iniziative particolarmente dinamiche che richiedono un avvio in un tempo breve. Se non sbaglio, ma poi posso essere corretto, qui stiamo parlando di una notifica addirittura in 10 giorni, che la rende anche un pochettino più rapida di quello che può avvenire in Lussemburgo e in Irlanda, dove sono 20 per esempio. E questo però ha tutta una serie di benefici. Primo, oggi i fondi non partono più stendendo la documentazione e presentandola a un'autorità di vigilanza, partono con un'attività di negoziazione, questa clausola, quella clausola, quindi c'è tutta una fase in cui è anche complicato dire all'autorità di vigilanza questo è il testo. Quindi potendo fare attività di notifica, e attenzione, questo è perfettamente previsto dalla direttiva, quindi il legislatore europeo conosce l'attività di negoziazione, quindi è un prodotto particolarmente efficiente, per esempio, quando si tratta di un'attività non privata, quindi più istituzionale, ma con una base di clienti sofisticati che si aspettano di negoziare tutta la documentazione in fondo. Uno fa la notifica, poche regole che gli si applicano dal punto di vista di termini e condizioni, necessariamente un po' di diversificazione, però parte. Quindi insomma, L'altra domanda. flessibilità e tempi rapidi sono, diciamo, al momento i principali vantaggi che abbiamo evidenziato. Camilla Rile vuole aggiungere qualcosa rispetto a questi punti? Sì, certo. Allora,
la Notify Day, o la Knife come la chiamiamo, nasce proprio da un'esigenza del mercato. In effetti, con l'avvento della direttiva AIFMD, dove abbiamo visto ovviamente una normativa che regolava su tutto il territorio comunitario il settore alternativo, ma con delle misure che erano molto più onerosi per i gestori alternativi. In effetti, oggigiorno un gestore che è full scope AIFM, cioè un gestore che aderisce alla direttiva, è soggetto a una normativa più elevata, direi, da quello che, alla quale eravamo abituati prima. E in tal senso, in quanto è soggetta a una supervisione più acuta da parte dei regolatori del paese dove sono ovviamente strutturati, gli è stata data la facoltà di poter strutturare dei fondi senza necessità di chiedere all'autorizzazione per il prodotto, perché ne assumono loro stessi l'onere di assicurarsi che il fondo sia in linea con la direttiva AIFMD stessa. Per fare una piccola analogia, se posso, è come dire, una banca quando struttura un conto bancario nuovo con delle caratteristiche nuove, non chiede all'autorizzazione, non chiede l'autorità vigilante l'autorizzazione per il prodotto, ma lo costituisce, lo propone alla propria clientela, e assumendo ovviamente tutta la responsabilità che le caratteristiche di quel conto bancario siano in linea con le leggi finanziarie e quant'altro. E anche qua, dal momento che il gestore è soggetto a una normativa molto onerosa, viene responsabilizzato di assicurarsi che tutti i provvedimenti della direttiva siano rispettati da parte del fondo. E perciò c'è questa possibilità per un gestore tale di strutturare un fondo tale e lanciarlo sul mercato in tempi brevissimi. Prima si diceva 10 giorni. 10 giorni è il tempo necessario dal momento che si fa la notifica al regolatore, perché in effetti prima di quei 10 giorni c'è un iter che potrebbe durare 2 settimane o 3 settimane, perciò stiamo parlando di un mesetto più o meno, per la costituzione del veicolo, per l'abbozzare tutta la documentazione, per assicurarsi che ci sia una banca depositaria che viene nominata. Perciò c'è tutto il lavoro che viene fatto prima di andare presso il regolatore per la notifica. La notifica si fa col concetto di silenzio assenso, perciò sì, ci sono 10 giorni, e entro 10 giorni, se ovviamente uno non sente niente, può ovviamente cominciare a ricevere le prime sottoscrizioni nel fondo. E potrà anche vedere il nome del fondo che sia rappresentato nell'elenco di fondi che sono held in good standing da parte del regolatore per quanto riguarda i Notify Days, che possono essere già lanciati sul mercato. Abbiamo visto appunto le caratteristiche distintive, no, dei fondi maltesi, e Corno, io torno da lei e le chiedo quali sono, insomma, le possibili strategie di investimento che un NIFE può ospitare anche rispetto ai vari settori. Sono ampie, devo dire, da un punto di vista, cioè, se guardiamo il Notified Fund da un punto di vista di come può far da contenitore, lo possiamo vedere ovviamente sotto tanti punti di vista. NIFE, se vogliamo vedere da quel punto di vista, direi che non ha limitazioni particolari rispetto a le principali asset class alternative. È stato pensato come veicolo per le asset class alternative, per le equity, venture capital, diciamo indirettamente real estate attraverso veicoli di investimento, potrebbe fare anche private debt per esempio. Nulla vieta di fare anche strategie aperte, strategie più liquide, perché tra l'altro stiamo parlando di un fondo che può essere sia aperto che chiuso. Come diceva prima Joseph,
col fatto che poi è sul registro maltese di good standing, se l'AIFMO ottiene il passaporto finisce anche sul registro in Italia di Consob e Banca d'Italia, quindi può essere anche commercializzato soggetti in Italia che facciano attività anche più, come dicevo prima, liquide, quindi non necessariamente fondi, tra virgolette, più privati che facciano asset, perché la direttiva non disciplina, la direttiva europea disciplina il gestore, e quindi, come diceva giustamente Joseph, mette la responsabilità sul gestore. In Italia, se UniCredit vuol fare un mutuo da 3 miliardi a Fiat, non è che chieda alla Banca d'Italia di autorizzargli il testo del mutuo. La responsabilità è messa sugli intermediari, come è giusto che sia, e questo fa sì che poi, da un punto di vista dei contenitori, e quindi di asset class che può fare, siano le norme maltesi che lo disciplinano, come le norme italiane disciplinano i nostri, e da quel punto di vista lì è molto ampio. Certo, abbiamo fatto prima riferimento, no, ai tratti distintivi del NAIF maltese rispetto appunto, per esempio, allo strumento lussemburghese. Avvocato, le chiedo se vuole maggiormente approfondire questo punto. Sì, stiamo parlando di quadri giuridici abbastanza affini, quindi le differenze non sono marcatissime, ma se si possono sicuramente, è più facile rendersene conto lavorandoci operativamente. Per me, dal mio punto di vista ovviamente di avvocato italiano, una differenza importante è che il RAEF lussemburghese e anche l'ICAV irlandese hanno dei requisiti, per esempio, di diversificazione abbastanza stringenti. C'è molta più flessibilità a Malta. Questo è molto in analogia con l'Italia, per esempio, dove anche noi possiamo avere delle norme di diversificazione più elevate. Questo in una serie di progetti non blind pool. Una serie di fondi, per esempio, nascono intorno a portafogli esistenti, perché no? Questo dà molta più flessibilità per costruire un progetto di quel tipo lì. E un gestore che comunque deve fare un build-up di un prodotto ha decisamente più flessibilità. Malta poi, questa non è una cosa che necessariamente è sul knife, ma siccome la stragrande maggioranza dei NAIF sono gestiti da gestori maltesi, ok? Malta, da un punto di vista del setup gestionale, è molto più avanti da un punto di vista di riconoscere quali altre giurisdizioni possono partecipare alla gestione, per esempio affidando l'attività di portfolio management e investment management. Ha fatto grandi passi avanti in questa direzione, andando a individuare, come posso dire, reputable countries, andando a individuare quelle strutture che fuori da Malta, combinandosi con un AIF maltese, possono gestire, e quindi da un punto di vista del setup ideale, forse è un po' più facile trovare, come posso dire, il setup giusto oggi. Non so se Joseph è d'accordo. Ecco, Sì, appunto, no. infatti una serie di vantaggi, Camilleri le chiedo appunto se vuole confermare. Sì, no, assolutamente. Io direi che, come giustamente diceva l'avvocato Corno, Malta oggigiorno non è solamente una giurisdizione per attività di fondi, ma anche per attività gestionali. In effetti, molti dei NAIF maltesi hanno in effetti il gestore che è sito a Malta. Sono delle società che sono state costituite a Malta appositamente per poter usufruire dei vantaggi della giurisdizione, sia per quanto riguarda le strutture dei fondi, e il NAIF è uno di questi, ma anche da tutto l'ambiente regolatorio che concerni la strutturazione e l'operatività di società di gestioni. In effetti, oggigiorno Malta si è stabilita quale giurisdizione molto, direi, popolare con soggetti internazionali, che hanno scelto di avere anche una base a Malta con una full scope AIFM, che ha la facilità di ovviamente lanciare prodotti sul mercato in tempi brevissimi,
con un'operatività non necessariamente molto pesante. Ovviamente Malta, per poter partecipare nel gioco, se vogliamo, con i grandi players comunitari come Lussemburgo e Dublino, ne necessitava per forza assicurarsi che per quanto riguarda celerità, efficienza, costi, business friendly environment, tutti questi componenti facciano parte del pacchetto maltese, che in effetti è quello che ha spinto la crescita del settore qui a Malta. E ovviamente noi, dalla nostra esperienza, quello che abbiamo visto per quanto riguardava quello che diceva prima l'avvocato Corno, anche come asset classes e strategie, non credo che ci sia un skewness su una asset class specifica, ma direi che ci sono varie strategie che abbiamo visto dal private equity, da hedge funds, anche real estate tramite SPVs. In effetti, tutti questi possono essere strutturati in tempi molto celeri, ove, come dicevamo prima, il gestore ne assume tutta la responsabilità per quanto riguarda il prodotto che formula esso stesso. Bene, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi e ringrazio quindi Joseph Camilleri. Grazie Prego, la ringrazio, grazie a per lei. essere stato con noi e Alessandro Grazie. Corno, grazie anche a lei. A Grazie a voi e arrivederci presto. presto. Ci ha raggiunto in studio Simone Meneghini, rappresentante per l'Italia del gruppo Bank of Valletta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Gabriele. Ecco a te le considerazioni finali, prego. Bene, grazie. Posso dire che la Banco Valletta ha una presenza fisica, concreta in Italia. Ce l'ha tramite un ufficio di rappresentanza che è stabilito a Milano e che ha delle precise caratteristiche. La prima sicuramente è quella di essere in grado, attraverso un'intensa attività di marketing, un'intensa attività promozionale, di far conoscere quelle che sono le opportunità che Malta offre come centro internazionale per i servizi finanziari, e sicuramente con uno specifico riferimento a quella che è la fund industry, quindi alla possibilità di costituire dei fondi comuni di investimento a Malta. La seconda caratteristica è quella di essere molto vicina agli operatori locali. Infatti l'ufficio, tramite la sua presenza, si rappresenta come l'interlocutore ideale, come il veicolo più idoneo, più opportuno per stare accanto a un operatore che voglia intraprendere un'iniziativa lavorativa su Malta, e quindi dandogli tutte le informazioni più opportune, più necessarie per avviare questo tipo di attività e per seguirlo in parallelo con i colleghi che sono presenti appunto a Malta. Quindi l'ufficio sicuramente può rappresentare un'interfaccia ideale per tutti coloro che desiderano approfondire quello che Malta offre, in particolare con riferimento agli argomenti che sono stati appena trattati. Certo, bene, grazie Simone Meneghini per essere stato con noi. Grazie Grazie Gabriele e buon proseguimento, buon lavoro. anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.